Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. E allora ragazzi, siamo giunti all'ultimo appuntamento per quanto riguarda i campionati maggiori dei pronostici del weekend. Però restate sintonizzati perché andrò avanti tutta l'estate, sceglierò campionati minori ovviamente, ma ogni settimana uscirà la schedina del weekend in maniera tale che possiate sempre restare incollati con un bel pezzettino di carta se siete tradizionalisti che andate a giocare in negozio oppure se giocate online con la vostra bella schedina virtuale. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. Adesso concentratevi perché qua ci sono le ultime 7 partite dell'anno. Le ho scelte accuratamente perché qua bisogna andare in cassa. Voglio regalarvi questa cassa e ho scelto tutte le partite in maniera accurata dove c'è ancora qualcosa da giocarsi. Di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, ve l'ho già detto. Comunque partiamo con la prima partita che è Fiorentina-Juventus. Allora, Fiorentina-Juventus è un classico del nostro campionato, la rivalità è da sempre accesa. La Juventus, che ormai ha finito il suo campionato da tempo, la sua stagione, sa che comunque deve andare a Firenze a onorare questa partita perché i tifosi ci tengono molto. La Fiorentina invece ha la doppia motivazione. La prima è conquistare l'Europa perché vincendo avrebbe ancora speranze, intanto si qualificherebbe sicuramente alla Conference League, però vincendo e un pareggio, una sconfitta della Roma le consentirebbe addirittura di qualificarsi alla prossima Europa League. Quindi, poi la seconda motivazione non la sto neanche a elencare perché i tifosi della Fiorentina quando vedono bianco e nero non vedono più nulla. Quindi qua Fiorentina-Juventus la vedo una partita sicuramente combattutissima, come sempre, ma da gol, perché comunque la Juve non ha nulla da perdere, quindi vorrà vincerla anche solo per l'onore. La Fiorentina vuole vincerla per la doppia motivazione. Vedo botti scoppiettanti, scintille qua in questa partita, quindi scelgo il gol, quota 1,60. Adesso andiamo in Spagna dove ci sono un paio di verdetti ancora da emettere perché si giocano l'accesso nella Liga Almeria, Valladolid e Eibar. Almeria è primo e giocherà contro l'Alcorón, quindi questa è la prima partita che seleziona. Almeria-Alcorón. Alcorón che è ultimo, già retrocesso. Almeria invece primo con 79 punti, 77 per la seconda Eibar, 75 per il Valladolid, quindi mancano, tra virgolette, diciamo 2 punti. Ecco, 2 punti dovrebbero mancare, poi non so com'è la classifica tra gli scontri diretti, ma secondo me qua con una vittoria l'Almeria si toglierebbe questo pensiero e andrebbe direttamente nella Liga, quindi senza pensarci più e potendo stare molto più rilassata nell'ultima partita, visto che non conterà più nulla. Quindi qua scelgo due opzioni, o l'uno, che è dato a 1,25 che è un po' poco, oppure, attenzione perché a volte queste partite sono strane, la prima contro l'ultima, l'ultima che non ha nulla da dire, la prima che magari soffre un po' questa pressione di dover vincere per forza, magari potrebbe starci anche un pareggio, quindi per chi la pensa così ho scelto un multigol 1-3 casa, anche perché l'Alcorón è sì ultimo, ma fuori casa ha fatto meglio che in casa, ha subito 37 gol in 20 partite, quindi la media di 2 gol a partita. Quindi 1-3 casa secondo me ci può stare, dato a 1,30. Passiamo all'altra partita, che è Ibiza-Valladolid. Allora, l'Ibiza che è decimo con 52 punti, ormai non ha più nulla da chiedere. Il Valladolid, come dicevo prima, terzo in classifica, deve assolutamente vincere perché c'è anche l'Eibar da scavalcare. L'Almeria è più lontano, però il Valladolid è costretto a vincere. Non vincendo, praticamente, vorrebbe dire stare fuori da queste posizioni qua. Quindi Ibiza-Valladolid 2, quota 1,70, che tra l'altro è anche un'ottima, ottima quota. Adesso passiamo alle partite della domenica, dove sono concentrate tutte, ma tutte, in Premier League. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando due posti importanti. Le prime sono ovviamente City e Liverpool, che si stanno giocando il campionato, un punto divide le due, e poi ci sono Tottenham e Arsenal, che si giocano l'ultimo posto per quanto riguarda l'accesso ai gironi di Champions League. Partiamo dalla prima partita, che è Arsenal-Everton. Allora, qua ragazzi c'è poco da dire, l'Everton ormai non ha più nulla da chiedere, l'Arsenal è costretto a vincere perché si trova a meno 2 punti dal Tottenham, e in più deve sperare che il Tottenham non vinca, che perde in casa del Norwich. Sarà difficile, ma i Gunners devono fare la loro parte. Quindi Arsenal, Everton 1, quota 1,50. Liverpool, Wolverhampton. Allora, ieri Liverpool ha vinto il recupero in casa del Southampton, quindi adesso si giocano l'ultima possibilità per
per vincere questo campionato. Ovviamente devono sperare in un passo falso del Manchester City, il City che anche lui è obbligato a vincere con l'Aston Villa. Intanto il Liverpool però deve cogliere questa vittoria in casa davanti ai suoi tifosi, deve prepararsi al meglio anche per la finale della Champions League e quindi Liverpool-Wolverhampton 1, quota 1,20. Qua se volete potete mettere anche la combo. 1 più multigol, 1 tra casa, 2-4. Insomma, un po' come ve la sentite voi. L'altra partita, ovviamente, Manchester City-Aston Villa. Anche qui la quota è molto molto bassa perché si parla di un 1,16. Però, ragazzi, questi sono risultati che sono abbastanza scontati, no? Salvo miracoli. Ovviamente tutto nel calcio può succedere, però il Manchester City che non è entrato in finale di Champions League, che non è andato in finale di FA Cup, dovesse perdere anche il campionato all'ultima giornata, ragazzi, questa sarebbe una stagione fallimentare, nonostante esprima un ottimo calcio. Quindi il City, secondo me, vincerà e alla fine vincerà il campionato. E scegliamo l'1, quota 1,16. Chiudiamo con l'ultima partita che è Norwich Tottenham. Allora, i ragazzi di Conte hanno fatto veramente una gran rimonta. Cioè, se pensiamo che Conte ha preso questa squadra al decimo posto e l'ha portata al quarto posto in un campionato competitivo come la Premier League, ovvio ci sono stati dei passi falsi perché ancora il Tottenham deve acquisire tutta quella mentalità che Conte richiede, tutto quel ritmo, tutta quella fisicità. Però, ragazzi, se queste sono le premesse, allora complimenti al Tottenham e complimenti a Conte. Manca giusto un passo per il Tottenham per vincere, lo deve fare in casa del Norwich. Adesso non so se gli basta il pareggio oppure no, perché non so come sono Tottenham e Arsenal con gli scontri diretti, però io qua secondo me tolgo ogni dubbio, il Tottenham vincerà questa partita. La quota è quella di 1,20, quindi Norwich Tottenham 2, quota 1,20. Va bene ragazzi, allora abbiamo finito, come sempre io vi dico di giocare tre partite per schedina, infatti potete fare semplicemente quelle del sabato, Fiorentina, Almeria e Valladolid in una schedina che vi viene già più che un raddoppio, diventa quasi quota 3 e poi potete giocare le 4 della Premier League, secondo me vinceranno tutte e 4 le squadre e quindi anche qui parliamo di un raddoppio abbondante, quota 2,50, quindi possiamo fare un bel pieno. Oppure, se volete giocarle tutte insieme, fate una schedina bella da 7 partite, ma mi raccomando, giocatela con l'errore. Quindi almeno una si sa che si può sempre sbagliare. Giocate questa schedina completa con l'errore, quindi avrete molte possibilità di andare in cassa. Come sempre, la regola che vi invito a rispettare è quella di non superare mai i vostri limiti di budget e tenere sempre conto delle vostre possibilità economiche. Detto questo, io vi rinvito a iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. Vi auguro una montagna di fortuna. Ci vediamo con i pronostici della Serie A. Un saluto dal vostro Fantabet. Ciao!